venerdì, nella giornata di venerdì, abbiamo avuto la notizia a riscontro dal Ministero rispetto ai finanziamenti del PNRR. In questo momento la graduatoria è definitiva, ma non sono state ancora attribuite le somme ai vari comuni, ma sappiamo di esserci classificati decimi per i comuni del centro-sud Italia. Questo è un risultato sicuramente straordinario. Ricordiamo che la provincia di Teramo non ha impianti sul territorio, quindi questo significherebbe dare seguito a quell'idea, a quel concetto di economia circolare che ci permetterebbe poi di essere d'ausilio e di supporto non soltanto per la raccolta differenziata del comune di Teramo, ma per l'intero territorio della provincia. Sicuramente informazione importante rispetto al contesto e rispetto ai finanziamenti del PNRR. Siamo fiduciosi che possano arrivare il prima possibile i finanziamenti. In caso di esito positivo, per l'appunto, cosa potrebbe nascere e dove? Il biodigestore per un importo complessivo di 24 milioni di euro, questo era il progetto che noi abbiamo presentato come comune di Teramo e come Teramo Ambiente. Tra l'altro mi permetto di dire che hanno lavorato in maniera incessante al fine di raggiungere un buon risultato che non pensavamo di essere, insomma, traducesse in una posizione così di prestigio. Chiaramente verrà, l'idea è quella di inserirla nell'interno della cornice di Carapollo, dove sorge attualmente l'ex inceneritore, per anche riqualificare quello che è un sito ormai dismesso. E guardando al futuro, ipotizzando appunto che vada tutto bene, è immaginabile anche un innalzamento della quota da raccolta differenziata con la realizzazione di impianti in loco? Assolutamente sì, ricordiamo che comunque la percentuale di raccolta differenziata oggi si attesta comunque ad un ottimo numero, che è il 73%, 72% del 2021, non ancora certificato ma comunque in via di certificazione, e quindi sicuramente non soltanto potranno cambiare le percentuali di raccolta differenziata, ma mi permetto di dire che potremmo anche auspicarci un ammortamento, un abbassamento rispetto a quelle che sono le bollette legate alla Tari, perché avere un impianto significa anche avere una gestione diretta.